Roma. Abbiamo un biglietto per Roma. Vogliamo andare a Roma. 5 agosto 1999. Siete tutte e due minorenni. Siete scappati? You run? Ok. Siamo scappati dal centro perché la polizia ci ha preso e ci ha detto che non ci avrebbero fatto iscrivere a scuola. Ti prego, non chiamare la polizia, hai capito? No polizia. Per favore, vorremmo solo dormire un po' e poi prendere il treno delle 8 di domani mattina. Qualcuno vi viene a prendere domani? A Roma ci viene a prendere mio zio. Tutto ok? Notte. Hassan e Aziz sono arrivati in Italia il 23 maggio. Sono sbarcati qui a Taranto insieme ad altri 120 minori, tutti non accompagnati dai loro genitori. Una volta a Roma c'è un uomo che va a prenderli alla stazione. Salve, buongiorno. Lei è un parente dei ragazzi? Sì. Sì o no? Sì, sì. Sì? Conosco dal paese mio. E i ragazzi sono parenti? Li avete fatti venire voi? No, io chiamo un nome, per favore. Aiutiamo noi. Li aiutate voi? Sì, anche te lo mettiamo una scuola qui. Cominciamo, mettiamo una scuola a loro. Se Hassan e Aziz finiranno davvero in una scuola, come dice quest'uomo, noi non lo sappiamo. Sappiamo però che solo nel 2015 sono scomparsi 10.000 minori stranieri non accompagnati. Arrivano in Europa, vengono identificati e poi svaniscono nel nulla. Le tende bianche sono l'hotspot di Taranto. L'hotspot è una struttura voluta dall'Unione Europea per identificare rapidamente i migranti. Quanti anni hai? Non lo so. Sei minorenne? Sì. Non vedo la mia famiglia da un mese, non so neanche dove mi trovo. Devo riuscire a raggiungerli. Dov'è la tua famiglia? In Svezia. Pronto, comandante? Sì. È possibile che io abbia visto dei minori uscire dall'hotspot? Camminavano sulla superstrada e mi hanno chiesto come si arriva a Roma, con quale treno? Qualcuno, diciamo, che ci è sfuggito, sì. Però loro non potrebbero uscire. No, loro non devono, sono scappati. Finché loro non vengono ricollocati e sistemati nelle case famiglia, nelle strutture protette, loro lì non escono. Il problema è che sono minori, no? E quindi noi non sappiamo dove vanno. Se il ministero non ha dove collocarli, qualcuno, diciamo che la maggior parte vengono ricollocati, qualcuno in questo caso ci è sfuggito, è inutile prenderci in giro se qualcuno ci è sfuggito. Sa almeno se nelle strutture questa cosa non succede? Succede. Scappano da tutte le strutture. Hi. Ciao, possiamo disturbarvi? Siamo giornalisti. Sono evidentemente tutti minorenni non accompagnati che alla vista della telecamera fuggono via. Ma vedevo che stavi seguendo, che stai andando con questi ragazzi. Io devo fare il biglietto per loro, capito? In che senso tu devi fare il biglietto per loro? Loro ti hanno dato dei soldi. No, ce l'ha la sua fratello a Milano. Devo mandare i soldi a me. Io devo aiutare solamente a fare il biglietto a loro e devo andare. Quanto ti fai pagare per questa cosa? No, non pago niente, a me lo faccio cosa di Dio. Tu lo fai per volontariato? Sì, bravo. Io non ho preso niente ancora. Chi ci guadagna su questa roba, si può dire? C'è sopra di te. Però queste cose mi vuole entrare, non è cose mie. Io sono un ragazzino bravo. Si sta parlando di traffico, no? Qua di traffico di minori, no. I ragazzini che erano scappati davanti alla nostra telecamera li ritrovo tutti qui, nascosti dietro i pilastri del binario del treno per Milano. Ma guardate, sono tutti ragazzini che non hanno il biglietto. Vedete la scena? Me li hanno appena dati. Ok, vi hanno dato il biglietto. Eppure quei biglietti hanno un problema. Quanti anni avete? Quanti anni avete? Non appena i ragazzi vengono bloccati dal capotreno, sbuca un uomo, come se fosse stato sempre lì, dietro di noi, a controllare che tutto andasse bene. I biglietti comprati a tariffa ridotta per questi ragazzi che hanno più di 14 anni non vanno bene. Perché l'hanno aiutato quelli? L'associazione che l'hanno aiutato. Ma l'uomo insiste e prova a coinvolgere anche me. No? Ma tu quello hai fatto questi biglietti? No, però mi chiedo, ma lei invece chi è che sta aiutando questi ragazzi? Sì. Io sono paesano. Chi glieli sta mandando i soldi?
Oh, vai. Sta scusando, no? Lei chi è? Perché lei sta gestendo il viaggio? Ci guadagna sulle viaggi? No, non guadagno un cazzo io. Perché li sta portando via? E perché lei sta gestendo i loro viaggi? Stiamo andando alla polizia insieme? Sì, sì, sì. Ok. Andiamo con la polizia. Chi voglio? No, tieni, aiutami. Cosa sta facendo? Vai, aiutami. No, vai. Venga perché con me non parli polizia? Tu? Quando venga la... con me, venga con me. Lei ha non registrare, biglietti. Non registrare. Venga con me. Ragazza. Lei venga con me, ha chiamato la polizia, ora viene con me. Registra, no, fermo. Non registra, fermo, ok, non registra. Non registrare. Fermo, ok, non sta registrando. Non registrare. Qualcuno chiami la polizia, per favore. Chiamate la polizia. I swear to God. Non dorme a casa tua questa sera. Finisci male a te. Senta. Finisci male a te. Parli con me perché sono io che sto a cazzo. No. Registrare a me. Registra. Finalmente un poliziotto arriva, ma sembra non fare nulla per fermare l'aggressione. Che registrare a me? Ehi, della polizia, aiutateci! Ti ho avvisato. Vabbè, perché registrare? Non è possibile che loro possano fare tutto questo! Entrate dentro. Stai fermo con le mani. Fermo. Ci deve lasciare, ma lei davanti alla polizia fa questo. Si accomoda. Ha i pezzi della telecamera. Comodato. Entriamo negli uffici della polizia. Non puoi questi sono i biglietti che sono stati presi ai ragazzi. Non so chi li abbia presi. Tu qui non puoi parlare perché sei minore. Che state, siete scannati fuori, va benissimo. No, non ci siamo scannati. Signora, mi devi ascoltare. Avete un'autorizzazione per fare le riprese? No. E poi siete da denunciare. Fantastico, quindi siamo noi da denunciare. Speravamo che la polizia ci aiutasse a capire chi fosse e cosa stesse facendo con quei ragazzini l'uomo che ci aveva aggrediti. E invece capiamo che per lui il problema siamo noi. Io devo chiamare un attimo la mia trasmissione. E adesso lei non può neanche stare al telefono, vai.